Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in Minecraft Report. Ragazzi, il sostegno dell'altra volta è stato veramente una cosa meravigliosa, spettacolare, raro. Una cosa bellissima. E allora siamo di nuovo in un nuovissimo server, pronti a scatenarci. E perché uso il plurale? Perché? Perché oggi in compagnia con me c'è uno che conosco. Forse ogni tanto chiamo qualcuno che conosco, ragazzi. Perché ho bisogno di collaboratori sotto copertura. Perché io sono sotto copertura, però ho bisogno di collaboratori che stanno sotto la copertura. Quindi è chiaro. Ricordati, scrivimi in privato. Tu che dove sei, che non ti vedo. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sbriciano il maleuro, dove c'è andato? Ah, eccoti! Finalmente! Peppuccio! Oh, come stai, Peppuccetto? Ah, Peppuccetto, come stai? Oh, saluta! C'è educazione, eh! Salutami! Mi piace la tab, bellissima! Bellina cosa meravigliosa! Ma dove stai? Ma non mi vedi? Cille! Sono qui! Guarda, guarda, vedi la cesta che si apre? Sei pure ciecato, sei, ma che sei? Giuro, giuro. Va bene, comunque siamo in questo bellissimo server, pronti per far vedere le migliori cose che c'hanno. Mi avete consigliato, ragazzi, in privato, non so perché mi scrivete in privato, cavoli vostri, di essere più cattivo. Ero troppo buono l'altra volta, allora adesso sarò più cattivo. La cattiveria sarà prima di tutto. Quindi allora, siamo spawnati, il server si chiama Mondo Super Figo. Uno sputo in un occhio. Perfetto. Ah, lei, signor Peppuccio, aveva detto che conosceva un server così. Ha detto che ci ha giocato molti anni. E com'è? Sempre questo? È sempre questo il server bellissimo che diceva lei? Come proprio? Cioè, vuol dire che non è questo? Dica, signor Peppuccio. Peppuccetto 04, non so. Questo è figo più più. Ah, questo è più figo. Quindi non è quello che lei giocava allora. Mi ha detto lei in prima, che non sapete, facciamo discorsi. Madonna. Cioè proprio è una cosa spettacolare, meravigliosa. Meglio di quell'altro, quindi bellissimo. E allora, cartelli di benvenuto? Niente? Niente cartelli? Ah, qua, guarda. Benvenuto, mi chiamo Nizuka71, ragazzi. E sopra vedete le immagini, sono un professore. Sono un professore. Allora, arena PvP, shop, VIP. Qua dove si va? Free, andiamo da free. Andiamo dai free, perché i free, fritti cappuccini. Andiamo, dove è andato? Andiamo da free, tu non mi vedi, ma andiamo da free. Vediamo. Vabbè, si può prendere l'armatura, vai, iniziamoci. Ah, perché questo bellissimo server bisogna essere armati fino ai denti, perché sennò come ci fa a sopravvivere? Comunque, lo scopo del gioco? Scopo del gioco qual è? Qual è? Signor pezzo di signor pezzo di ignorantello, mi dica lei, signor bambino di 4 anni, mi dica lei. No, stavo chiedendo una cosa. Pepino, qua stavo chiedendo le cose. Sono maleducati, io sono già capito, sono già maleducati. Dobbiamo già andare. Come si vedono i comandi? Funziona. Aspetta, Help. Io non penso proprio. Non funziona. L'ho appena fatto. Mi dice non penso proprio. Guarda la mod. Guarda la mod. Mo MTD. Sì. Non ho accesso al comando. Non ho accesso al comando. La mod non dà accesso al comando. Onde, mi raccomando, ricordati, devi essere gentile ed educato, ricordati l'educazione. Perché l'educazione è la base di ogni buon server. Soprattutto la pazienza, deve essere la base di un buon server. Qua cosa c'è? Qua per riparare, mamma mia. Oh, chi è qua? Una signorina. Buongiorno signorina, buongiorno signorina. Non ci faccio... Cazzo, guarda, qua c'è lassù. Ah, guarda l'albero, è una col pollice verde. È una col pollice verde lassù, guarda l'albero. Guardiamo insieme l'albero. Com'è l'albero, Benino? No, adesso guardiamo il muro. Il muro è più bello. Dimmi, Peppuccio. Che comandi ti servono? Ah beh, qui non c'è cosa per sapere i comandi. Ma ci sono le guide. Cosa fare? Non lo so.
Funziona i warp. Slash warp. Aspetta, sono i slash warp. Warp. Wilder. Prova a dare wilderness. Oh, teletrasporta. Sono in wilderness. Che figata. Sono in wilderness. Ci sta lavorando. Non ha sistemata. Cosa dobbiamo fare adesso? È vero, Pepino. Non è tanto entusiasmante questa avventura. Faccio così. Che figata! Posso mettere la roba in sto dispenser dello shop. E via. Guarda che carino. Adesso glielo riempio di bistecche. Glielo riempio tutto di bistecche. Buone. Ale. Esce uno, passa di qua. Ale. Qui c'è. Ma la fa usare? Ma che tristezza! Pepino, vieni allo shop! Vieni a vedere allo shop! C'è la tristezza! Guarda! Cioè, il livello magari non può essere dei migliori, ma io lo posso usare! Cioè, posso incantarmi quello che mi pare, guarda! Lo posso aprire! E io posso incantarmi la spada! Cioè... Vabbè, vogliamo mettere i puntini su lei? Cioè, vabbè... E poi c'è anche l'incudine! Posso usare pure quello, pure la tramoggia! Posso usare tutto. Oddio, l'incudine forse non te lo fa usare per ripararlo. Ma l'enchantment table te lo farà usare. Aspetta, c'è tipo. Aspetta, me lo fa. Quanti soldi ho? Money. $30 ciò. Quanto è che costa? 300 dollari. Costa la roba qui, ciò. Costa, è costosa la roba. Disponibile a breve. Ma che skin di merda c'ha? Captain America con la testa da pedo bear. Che skin di me! Guardalo! La skin di Captain America con la testa da pedo bear! Oddio, ci sto buonissimo! Oddio, mi fa... Dica lei! Certo, non vedo l'ora che ci sia il paintball! Ma proprio sono emozionato! Attrae con la skin! Se mi butto qua cosa succede? Pale e poi le pale, avete rotto le pale, cioè cosa devo fare? Cosa devo fare qui dentro? Dico le pale e aspetta, cos'è lo spliff? Un evento, quando c'è che voglio fare l'evento io. Voglio fare l'evento. Poi fa tutte le faccine. Cioè veramente. A 5 player. Nah. Manca un giocatore. Nah. Nah, tristezza. Allora, se io apro un server del cavolo, non potrò fare degli eventi che per forza devi essere in tanti per farli. Inizierò a fare degli eventi e poi esserci anche solo. Ma cose semplici. Un parkour del cavolo, un labirinto, cose del cavolo. Stupide, proprio inutili. Però non so scrivere. C'è lo slash spawn. Sì, ciao, ok. Niente. Cosa facciamo allora? Cosa facciamo? Qui c'è un buco. Dove c'è nel buco? Ops, fai spam. Che merda! Cioè, tappare un buco, devo fare spam per uscire. È merda. Detto. Cioè, sei analfabeta, sei. 1-2. Ok, dai, facciamo la corsa. Perfetto, siamo tutti i corridori. Tu, tu. Madonna, siamo corridori. Pronti, pronti, pronti. Io sono pronto. Aspetta. Tu, tu. Anche ai piedi, via. E corsa sia. Si parte con la corsa. Vai, come si va alla corsa? Come si va? Come ci... Tutti al warp corsa. Warp corsa. A Waro ho scritto. Waro corsa. Ok, siamo al corsa. Sembra già molto figo. Guarda il meccanismo di apertura. Un meccanismo di apertura valido a tecnologie avanzate. Vincono 5 diamanti, 500. Ci sto, ci sto. Pronti, pronti. Partescia, pronti, partescia. Siamo partiti? Non siamo partiti. Pronti? Madonna, siamo pronti. Yeah, madonna. Che ah, col broadcast. Fa figo il broadcast. Pronti, via, via, partiti. Oh. Che merda. Non sono andati giù. Che merda. Dai, 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 pigi. Pigi, pigi. Ma che merda. Sono proprio corridore della domenica.
Dai, no, dai, aiuto. Na, signorina, mi facci passare. Signorina. Oh. Merda, sono 10 player si fa, evento GIF. Sì, sì, aspetta e spera. Aspetta, Hop! Ciao! Mi da piangere! Ok, vado subito a spammare. Non vedi l'ora dell'evento? No, guarda che l'evento GIF, secondo me... Sharon Rob! Come cacchio ha fatto quello là? Ma c'ha la Fly, che cazzo ha fatto? Allora, la corsa ad ostacoli deve essere corsa ad ostacoli perché comunque deve essere tutto fattibile. Allora, sinceramente la corsa ad ostacoli mi sta facendo cagare. Ma non perché... Che pasta... Ha visto che noi ce la facevamo, imbecilli che non siamo altro, ci ha tolto il blocco. Io ce la faccio lo stesso, tanto. Ci ha tolto il blocco. Ma sta guardando se fa... Ma l'hai provato prima di metterlo online, scusa? Cioè, guardava adesso se ci riusciva. Ma guardarsi prima no, eh. Cioè, era troppo difficile. Holden è stato fregato. Benissimo. Là ci sono due porte. Ma Peppino, lei dov'è? È andato in Cina? Mi scusi, signor Peppino. Dove è andato? Sono morto da 2 ore. Secondo posto. Terzo posto. In un buco. Aspetta, gli ciulo il secondo posto. Onissimo. Vedi? Io ho ciulato il secondo. Io ho ciulato il secondo posto. Dai, premio. Dai, mi danno il premio. Dai, voglio il premio. Per me cosa regali? Cosa sta facendo? Ma ha fatto il recinto, ha fatto. Ha fatto il recinto. Ha fatto il recinto. Non aveva fatto il recinto. Ma c'è un animale. Lei è un animale, è un mezzo orso. Mi dia qualcosa. Ma mi ha fatto 5 diamanti, 50. Io facciamo un diamante e 300 K. 300 cosi. A me, signore. Signor pedo. Devo capire sto qua che è genio del compreso. Mi dica lei, cosa ho vinto io? Cosa ho vinto? 5 diamanti e 200. Quanta roba. 5 diamanti, grazie signore. 200. Vai, 200. Madonna. E exp? La dà l'exp? Vuoi sapere l'esperienza? Ne dà? Perché io esperienza. L'esperienza. Madonna, grazie. Grazie signori. Grazie signori, senza di me non c'era l'esperienza. Grazie. Come vuoi diamanti? Cioè, scusa, se il premio se lo beccano tutti, che gusto c'è dopo? Ah, vabbè. Voglio fare una cosa. Io sono venuto qua. Aspetta, ringrazio. Grazie. Io sono venuto a fare questo evento perché io avevo una cosa da fare. Voglio vedere se è davvero fattibile incantare la roba con quell'enchantment table. Perché io dico tanto. Io dico tanto, no? Voglio vedere se si può fare. Adesso io vado qua all'enchantment table. Non mi vede nessuno. E vediamo se è fattibile. L'ho incantata. Cioè, io senza comprare l'enchantment table, senza avere nulla, io mi sono incantato la spada. Basta. Tra l'altro, guarda che bene. Smite 1 e knockback 1. Quindi, Peppino, sei una merda. Mi spiace, sei una merda. Perché io sono stato più fortunato di lei. Ah, c'è. Bene, ragazzi. Il server è questo. L'abbiamo visto tutto. Sinceramente. Cattivo, è vero, anzi. Mi avete chiesto di essere cattivo. E io, come promesso, lo sarò, perché comunque quello che vi dico lo dico per voi. Peppuccio, guardi dove guardo io. Peppuccio, guardi dove io guardo. Io guardo verso ovest, quindi lei guardi verso est. Ok, guardi là, bravo. Guardi l'orso, che so che lei è eccitato guardandolo. Quindi mi raccomando, ragazzi, ora guardate bene e sentite bene quello che vi dirò. Allora, sinceramente a me le costruzioni non è che mi siano piaciute, perché sinceramente, allora, la corsa era una cosa al di là. Era un buco. Era un buco con ragnatele. Ti è piaciuto l'evento? Un casino, guarda, non voglio dire niente, guarda, un casino.
Allora, com'è strutturato il server? Sinceramente è anche strutturato molto male, perché allora, se tu non fai in maniera che io possa avere il comando help, o comunque MTD, come diceva lui, non li posso usare, tu mi devi dire, mettere dei cartelli per dirmi come mi giro, come mi muovo, che comandi ho accessibili. Cioè, non c'era, quindi io mi sono perso completamente. Soprattutto Pepino, non sapevo come fa, dov'è Pepino? Era qua nell'angolino, si è perso. Vedi, si è già perso, senza cartelli, senza nulla, mi fa una pena quel ragazzo. Guardalo lì! Guardalo lì, un fiume di lacrime, guardalo lì, ha fatto un lago di lacrime col diamante in mano, un premio di consolazione, poverino, mi fa una tenerezza. Per lo struttura un 3, perché veramente lì, quando siamo stati al corso d'ostacoli, che manco ha provato, se andavano giù i pistoni appiccicosi, mi ci sono rimasto malissimo, non l'ha provato, ci sono rimasto male. Divertimento, facciamo un 5, perché comunque ha provato a fare la simpatia e tutto quanto, quindi un pochino mi ha fatto divertire. Voto finale su Elo Stafford si becca anche un 7, direi. Sì, un 7 se lo merita. Perché alla fine l'impegno io l'ho visto tutto. E la simpatia c'è stata. Signor Pepuccio, a mollo. Se la fa addosso non si vede. Lei mi dica, secondo lei il mio giudizio è stato sensato? Oppure si merita più cattiveria? Mi dica lei. È morto. È morto, signor Pepuccio. Pepuccio è morto. Ma non risponde Pepuccio, perché Pepuccio è. Ah! Sì, è stato bravo! Sì. Grazie. Ma perché? Non si può più uscire. Ah no, sono le scale, per fortuna. Quindi, ragazzi, aspetta. Acqua! Acqua. Ok. Bene, ragazzi, quindi spero che il video vi possa essere piaciuto per il secondo episodio del Minecraft Report. Ho cercato di essere più cattivo e molto più. Più cattivo, più crudelio demonio. Ho portato il mio amico Ditvi, se volete ancora in sua compagnia, anche se non parla. Perché, sinceramente, ragazzi, io voglio che ci si abbia solo di me qui, perché non voglio che altri possano cadere in disgrazia. Lui è di suo, è fatto così, lo so. Cambierà nome probabilmente anche lui, come me lo cambierò anch'io, ragazzi. Voi pensavate che entravo nel server sempre con lo stesso nome quando volevate voi? Io entro quando mi pare a me, ragazzi, è col nome che mi pare a me. Quindi ragazzi, spero che vi possa essere piaciuto, vi ricordo di lasciare pollice su questo video, vi ricordo di non lasciare se vi è piaciuto questo video. Arriviamo a una ventina di mi piace almeno per farvi il terzo episodio del Minecraft Report con server migliori del mondo. Intanto questo qua non so perché ho scritto culo. Potreste anche scrivermi in privato qua perché mi scoccia da sempre rileggere, che è proprio un bastardo. C'è scritto stavolta caso, perfetto. Caso, culo, e prometto, possiamo dire che è finita!